Oggi a Milano riparte un corteo unitario che si contrappone a quello dei sindacati confederali e che mette al primo posto lo sfruttamento dei lavoratori, dalle maestre ai fattorini. Questo corteo è il frutto di un'assemblea cittadina metropolitana che ha deciso che occorreva in questa fase, in questo momento storico, un corteo politico che rivendicasse reddito, diritti, lavoro e tutele e garanzie per tutti. Quello che vogliamo dire insieme a tutti i lavoratori, agli studenti, ai migranti, ai richiedenti asilo, agli insegnanti, ai fattorini, è che c'è poco da festeggiare. Vogliamo tutti i diritti, vogliamo quello che ci è stato tolto, vogliamo quello che ci spetta. È un segnale importante di ridare al primo maggio il suo significato profondo, cioè una giornata di lotta contro lo sfruttamento del lavoro. Una giornata nella quale i principali problemi e le principali vergogne che colpiscono il mondo del lavoro vengono affrontate tutte assieme e vengono anche, diciamo così, messe in visibilità, come qui avviene con i ragazzi, con gli super sfruttati di Foodora, o come avviene per le maestre che rischiano di perdere il posto di lavoro. La mia maestra me l'ha insegnato, lo sfruttamento è crimine di Stato. La mia maestra me l'ha insegnato, lo sfruttamento è crimine di Stato. 60.000 insegnanti che dopo 15 anni di precariato rischiano il posto. 60.000 maestre che rendono il concetto della bellezza di chi si ribella a un mondo fatto di sfruttamento, perché le nostre rivendicazioni non si limitano a richiedere la giusta stabilizzazione per tutto il precariato scolastico, dall'infanzia alla secondaria. La nostra protesta, la nostra piazza oggi è una piazza contraria a un sistema basato su sfruttamento e precariato dentro e fuori la scuola, ed è per questo che io continuerò a ringraziare la bellezza di chi continua a pensare e a costruire un mondo diverso e migliore sicuramente di quello che abbiamo. Perché tutta questa gente non è andata al corteo ufficiale, quello di CGIL, CISL e UIL? Perché la vera lotta contro lo sfruttamento è qui. Potrei risponderti banalmente perché non ci sentiamo più rappresentate dalle forze sindacali che organizzano il primo maggio. Ci hanno abbandonati tutti, siamo da soli, dobbiamo protestare da soli, vogliamo i nostri diritti da soli, incatenati, senza mangiare se è possibile. Ci sono le nostre colleghe che sono a Roma e fanno anche lo sciopero della fame e noi siamo qui per dimostrare che ci siamo. Perché Leroy Merlin è una multinazionale fondata sullo sfruttamento? Perché? Perché dentro il magazzino del Leroy Merlin ci sono tante cose che non vanno. Hanno lasciato a casa il nostro compagno che stanno lavorando da 2 anni lì, invece che ci sono le persone, quelle che sono state assunte da 1 mese, 2 mesi. Poi c'è tutto il pagamento, fa schifo, non c'è la malattia, non c'è l'infortunio, c'è tante cose che non vanno dentro il magazzino della Roma Marlene. Stamattina c'è stata la manifestazione dei sindacati inginocchiati e oggi pomeriggio c'è la manifestazione di chi vorrebbe cambiare questo mondo. Noi torniamo a sognare e vogliamo che ci sia una ribellione sociale, perché la società non ne può più di precarietà, di miseria, di disoccupati, pensionati e famiglie che non arrivano a fine del mese. Un corteo anche separato da quello di CGIL, CISL e UIL, sindacati confederali. Cosa vi distingue da loro? Ci distingue sicuramente un modello di fare sindacato molto diverso. Non per questo noi ci chiamiamo sindacati di base, proprio perché crediamo nell'importanza di dare forza ai delegati e alle assemblee dei lavoratori. Pensiamo che il sindacato siano i lavoratori, non siano le burocrazie, non siano i funzionari, e questo significa anche avere delle rivendicazioni molto diverse. Noi abbiamo delle rivendicazioni radicali, nel senso che pensiamo che bisogna riportare al centro la dignità del lavoratore e non invece il profitto dell'azienda. Dopo i fatti del 2015, della manifestazione del primo maggio contro Expo, che finì, come sappiamo,
oggi forse può segnare una svolta, un corteo che si ritrova unitario dai movimenti ai collettivi, ai centri sociali, al sindacalismo di base, peraltro soggetti che a volte fanno anche fatica a dialogare. È bene ricordarlo che ci vuole un fronte di forze che sia fuori dalla tradizionale sinistra e anche dal tradizionale mondo sindacale, perché solo così si può parlare a tutta quella gente che ha perso in questi anni diritti, sicurezza, lavoro, che rischia tutto e che però non è stata rappresentata. Oggi questa manifestazione è un primo importante segnale di ripresa e di unità tra tutte le forze che sono contro il sistema di dominio che oggi sfrutta il lavoro. Se ci giriamo, guardiamo intorno dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, conflitti ce ne sono tutte le settimane in tantissimi posti di lavoro. Non siamo capaci di metterli assieme, la scommessa è proprio questa, mettere assieme le lotte e i conflitti che davvero ci sono e che quello che cova sotto la cenere dobbiamo essere capaci di portarlo in superficie. Quello che ci ha portato alla destrutturazione del mondo del lavoro e del diritto del lavoro è stato proprio la frammentazione tra tutti i lavoratori. Quello che occorre invece è unitarietà. A Milano siamo molto contenti finalmente di essere riusciti a costruire un corteo unitario di tutto il sindacalismo di base insieme a realtà auto-organizzate, a reti politiche, a associazioni che si occupano del mondo del lavoro e dei diritti di tutti i lavoratori, perché ci sembra importante riuscire a costituire un fronte comune che vada al di là delle cazzate da burocrati dei sindacati confederali e complici, per riuscire a riappropriarci del diritto di sciopero, del diritto di rappresentanza e del diritto di contrattazione. Lo cambieremo questo mondo.